uno dei misteri mai risolti che la storia ci ha tramandato ha a che fare con il lungo regno di Luigi XIV. Ad alimentare molta curiosità nei secoli sono stati senza dubbio la letteratura e il cinema. La domanda che ci si è sempre posti è: chi era l'uomo dietro la maschera di ferro? In Francia, intorno al 1669, un prigioniero di cui non si conosce l'identità venne arrestato e fu poi detenuto in diverse prigioni francesi per circa 34 anni, fino alla sua morte avvenuta nel 1703. Rimase per tutto il tempo sotto la custodia dello stesso carceriere, Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, che divenne il governatore di diverse prigioni, e per l'incarico di tenere in custodia la cosiddetta maschera di ferro fu scelto dal marchese di Louvois, il ministro della guerra al servizio di Luigi XIV. Il prigioniero rimase incarcerato per 12 anni a Pinerolo. Da lì venne poi spostato al forte di Exil nell'Alta Valsusa e anni dopo finì nella fortezza Fort Royal nell'isola di Santa Margherita. Alla fine da lì arrivò alla Bastiglia nel 1698. Un ufficiale della prigione ricordava l'arrivo di questo prigioniero, che il governatore tiene sempre mascherato e il cui nome non pronuncia. Nessuno infatti sembrava conoscere il suo volto, perché a quanto pare era nascosto da una maschera di velluto nero con cinghie metalliche. Pare sia stato poi il filosofo Voltaire a sbagliare definendola una maschera di ferro, con molle d'acciaio sul mento che gli permettevano di mangiare. E da allora nell'immaginario collettivo è sempre stata pensata in questo modo. Sembra che l'uomo non fosse un detenuto come gli altri, perché oltre al fatto che non si conoscesse la sua identità, pare gli venisse riservato un trattamento di favore. Indossava abiti eleganti, mangiava in abbondanza, gli era permesso tenere in cella libri e si dice anche un liuto. Tuttavia gli era stato vietato di parlare con chiunque, a eccezione del suo confessore, dell'ufficiale comandante della guardia quando doveva chiedere qualcosa che riguardava la sua detenzione, e con il medico se si fosse ammalato. Qualsiasi altro argomento però era vietato. Poteva togliere la maschera solo per mangiare e per dormire, ma quando si trovava in presenza di altre persone non doveva neanche pensarci. Poteva fare anche qualche breve passeggiata nel cortile, continuando a indossare la maschera e sotto stretta sorveglianza. Quando si venne a sapere della sua esistenza, cominciarono a crearsi le teorie più disparate per capire chi si nascondesse dietro la maschera. Tra le voci sulla sua identità, si pensava a un possibile conte o duca francese, a un lord inglese o a un parente di importanti nobili d'Europa. Ma ogni ipotesi non veniva mai confermata e non sembrava mai totalmente plausibile. Nel 1717, quando Voltaire fu rinchiuso per breve tempo alla Bastiglia, venne a conoscenza di questa storia tramite le guardie e i detenuti. E quando fu rilasciato, ripensandoci, si rese conto che l'uomo dalla maschera di ferro non aveva mai smesso di incuriosirlo, ed essendo lui appassionato di misteri, cominciò a fare delle ricerche per vederci chiaro. Scoprì che era improvvisamente morto nel 1703 ed era stato seppellito nel cimitero di Saint-Paul-des-Champs a Parigi con un nome che non poteva che essere falso. Voltaire iniziò a farsi molte domande e si diede anche delle risposte. Una delle sue ipotesi era che l'uomo fosse a conoscenza di qualche grave segreto che non doveva essere rivelato. Allo stesso tempo però pensò che se gli era stato nascosto il volto, doveva per forza significare che si trattasse di un volto noto, che avrebbe potuto creare sospetti e scompiglio. E il fatto che si fosse deciso di imprigionarlo invece di ucciderlo, riservandogli oltretutto un trattamento di favore, lasciava dedurre che non se ne potesse fare a meno, magari per motivi politici o affettivi. Dopo tante ricerche, Voltaire arrivò ad affermare che l'uomo dietro la maschera di ferro altri non fosse che il fratello gemello di Luigi XIV,
di cui si preferì nascondere l'esistenza per evitare che intralciasse Luigi nella sua scalata al trono. Anche lo scrittore Alexandre Dumas riprese questa teoria e ne fece anche un personaggio nel suo romanzo Il Visconte di Bragelonne, che sarebbe il romanzo finale della trilogia dedicata ai Tre Moschettieri, una delle produzioni più importanti della letteratura francese, con protagonista D'Artagnan. Non tutti comunque concordavano con questa teoria, perché a quei tempi il parto di una regina era quasi una cerimonia pubblica ed erano in molti quelli che assistevano, oltre ai dottori. Quindi, quando la regina Anna partorì, sembrava estremamente difficile nascondere la nascita di un gemello. Esiste però anche un'altra ipotesi, ossia che il misterioso prigioniero non fosse altri che il padre naturale di Luigi XIV. I genitori del Re Sole, Luigi XIII e Anna d'Austria, si sposarono nel 1615 e per 23 anni, per quanto ci provassero, non riuscivano ad avere figli. Si vociferava anche che i due coniugi, arrivati a un certo punto, avessero anche smesso di avere rapporti sessuali. E l'altra voce era che Luigi XIII fosse impotente. Continuando così, senza eredi, all'eventuale morte di Luigi XIII, il trono sarebbe passato a suo fratello, Gaston d'Orléans, che non era considerato adatto per questo ruolo e oltretutto nemmeno lui aveva discendenti maschi. Tutti i successivi discendenti erano donne e la Francia seguiva la legge salica. Questo pensiero turbava molti, come il primo ministro Richelieu e il suo collaboratore e successore Giulio Mazzarino. Si ipotizza che il potente cardinale Richelieu avrebbe convinto Luigi XIII a fare avere alla moglie rapporti sessuali con un giovane nelle cui vene scorresse sangue reale, con lo scopo di assicurare la successione al trono. Ovviamente l'uomo in questione avrebbe ricevuto un cospicuo compenso e secondo questa teoria l'uomo avrebbe poi chiesto altri soldi in cambio del silenzio e somigliava talmente tanto a Luigi XIV che imprigionarlo e fargli indossare una maschera sembrava la scelta migliore. Anche se comunque 2 anni dopo Luigi nacque suo fratello Filippo. L'altra ipotesi sull'uomo dietro la maschera era che si trattasse di Luigi di Borbone, conte di Vermandois, il figlio che Luigi XIV ebbe con Louise de Lavalier, la prima grande amante ufficiale. Il giovane fu bandito dalla corte dopo essere stato scoperto mentre praticava il vizio italiano. È così che a quei tempi veniva chiamata l'omosessualità. Lui in seguito cercò di rientrare nelle grazie reali, andando a combattere nelle Fiandre, ma proprio lì si ammalò e morì durante un assedio. Alcuni però non ci credevano e pensavano che fosse invece stato imprigionato dal suo stesso padre. Ma allora chi era l'uomo dietro la maschera di ferro? Ci sono solo ipotesi. Si può tentare di risolvere il mistero, anche se ancora oggi non c'è un'effettiva risposta a questa domanda. Bisogna ritornare alla fortezza di Pinerolo, dove venivano rinchiusi pochissimi prigionieri alla volta. Come sappiamo, il prigioniero era sotto la custodia di Saint Mars. Quindi, avendo passato tanti anni in questa prigione, doveva essere tra i 6 che lo seguirono nei successivi spostamenti, visto che rimase sempre con lui. Fra questi vi era una spia di nome Dubreuil, un monaco giacobino, un servo di nome La Rivière, un uomo di nome Eustache d'Auger, accusato di avvelenamenti e crimini sessuali. Poi un nome un po' più noto come Nicolas Fouquet, l'ex ministro delle finanze, e il conte italiano Ercole Antonio Mattioli. Una delle ipotesi più attendibili identifica proprio il conte Ercole Antonio Mattioli come l'uomo della maschera di ferro. Lui era un personaggio molto controverso, che in politica conduceva il doppio gioco. Era ministro del duca di Mantova, Carlo III, e poi anche un informatore dei Savoia, del re di Francia e di quello di Spagna. E proprio per questo era sicuramente a conoscenza di molti segreti, probabilmente anche scomodi. E lasciarlo vivo in effetti poteva tornare utile, proprio per le possibili rivelazioni che poteva fare al governo di Francia,
Lui ufficialmente risulta morto nel 1694, ma si è spesso pensato a uno scambio di persona. Pare che quando al successivo re, Luigi XV, venne svelato il segreto che si nascondeva dietro la maschera di ferro, dal reggente Filippo d'Orléans, si dice che lui abbia esclamato: «Bene, se per caso è ancora vivo, desidero dargli la libertà». Il duca di Choiseul, poi, lo interrogò a tal proposito, per scoprire il mistero. Lui però si rifiutò di parlare, e disse: «Sappia, duca, che tutte le congetture fatte fino ad ora sono tutte falsellazioni». Poi aggiunse: «Se conosceste ogni cosa in merito, vi rendereste conto di quanto poco importante sia questa faccenda». Madame de Pompadour, la sua amante ufficiale, dopo aver letto questa storia nel libro di Voltaire, chiese al suo amante chi si nascondesse dietro la maschera. Si dice che Luigi abbia risposto: «Era un ministro di un principe italiano», alimentando la teoria secondo cui dietro la maschera ci fosse Mattioli. Anche la regina Maria Antonietta, anni dopo, si dimostrò molto curiosa e chiese a suo marito chi si nascondesse dietro la maschera. Re Luigi XVI, però, non conosceva la risposta, ma per soddisfare la curiosità della moglie, fece delle ricerche e, dopo aver interrogato uno dei suoi ministri più anziani, ebbe come risposta che l'uomo dietro la maschera di ferro era un prigioniero molto pericoloso a causa della sua intelligenza intrigante e che era legato al duca di Mantova. Queste sono solo alcune delle ipotesi più note su chi si nascondeva dietro la maschera di ferro. Ce ne sono anche tante altre, ma in ognuna c'è sempre qualcosa che non quadra, qualcosa che ci fa scartare l'idea. Quindi questo, probabilmente, rimarrà sempre un mistero mai risolto. E secondo voi, chi si nascondeva dietro la maschera?